Allora, adesso vi farò vedere come si monta lo Scooby-Doo. Scooby-Doo non è nient'altro che una mettiera con degli ami colorati che ci permetterà di catturare il vivo che poi ci servirà per prendere il pesce persico senza l'utilizzo di esche naturali. Allora, cominciamo col prendere, come vi ho detto prima, questa macchinetta che ci servirà per montare gli ami. Come vedete, l'amo viene serrato qui dentro, così. Poi si prende il filo, monofilo dello 0,25 del Proton che vi avevo già detto prima, lo si fissa tramite questo mossetto al banco. E questo ci faciliterà la legatura dell'amo. Ora vedremo perché. Prende la macchinetta, filo, ecco perché ci serviva il rocchetto di filo serrato. Lo si fa passare qui, così, e si effettuano 3 4, 5 giri a nostro piacere sull'amo. Tiriamo, sfiliamo il filo, altra botta, dopodiché si taglia l'eccedenza. Lasciamo per adesso lunga l'eccedenza. Fatto questo, tagliamo il nostro bracciolo circa un 15 centimetri. Questo è il risultato, l'amo montato in 30 secondi. Eccolo qui. Dopodiché passeremo alla verniciatura dell'amo. Prendiamo un barattolino di vernice acrilica. Sbattiamo un pochettino. La vernice, il colore della vernice è molto importante perché non si sa come mai, come del resto nella pesca è sempre così, a volte abboccano di più sui colori giallo, sul verde, sul rosso. Dobbiamo provarle, ma comunque secondo me le migliori vernici sono comunque vernici vistose, vernici fosforescenti.